Simone e le sue torte. E qui abbiamo Simone Lunetti, grande pasticcere, che oggi ci presenta una sweet table, che è tradotta in italiano una tavola dolce. È una tavola dei dolci. La classica tavola dei dolci, rivisitata, perché la sweet table nasce in Inghilterra, quindi nel paese anglosassone, poi tutto in America, quindi nell'oltreoceano, per la cultura di oltre essere buono deve essere anche bello. Beh, che se ne dica, l'abbiamo detto in inglese, però il rito del tè con i pasticcini, ahimè, è un rito anglosassone, perché noi abbiamo il rito del caffè, però insomma sì. I pasticcini, queste cose qui ne abbiamo preso più dal mondo anglosassone. Sì, no? Nel mondo anglosassone è proprio un rito fondamentale che anche tuttora c'è. Ah, le paste frolle, quei famosi biscotti di pasta frolla vengono da questa tradizione inglese. Allora, però questa sweet table ha un tema molto particolare, che è il tema giapponese. Perché dimmi da quale idea, perché dobbiamo proporre un qualcosa di diverso. È una sweet table per un matrimonio. I sposi sono venuti da me e mi hanno chiesto: vogliamo qualcosa di diverso. Io ho fatto una serie di domande, perché deve essere tutto progettato per bene. Sì, i matrimoni adesso sono particolari. E quindi mi hanno chiesto: noi andiamo in viaggio di nozze in Giappone. E allora a me mi è venuto la brillante idea di creare una sweet table con i simboli fondamentali del Giappone. Ora qui ne abbiamo alcune, ovviamente se per un matrimonio la tavola della sweet table non è una, ma saranno tante tavole sweet table. Certo, a seconda sempre degli invitati, questa è una cosa raccolta, quindi... Però quando si parla appunto di Giappone, si parla di simboli, il simbolo che mi viene da pensare è anche i fiori, no? Sì. Il ciliegio è fondamentale, infatti è quasi in molte delle cose che ho preparato. Quindi questi sono dei cake pops, che sono dei dolcetti nei bastoncini che sono al cioccolato, decorati con fiorellini di pasta di zucchero che riprendono il fiore del ciliegio. Perché il fiore del ciliegio esiste proprio a Kyoto, a Tokyo, in tutto il Giappone. C'è proprio la festa, la giornata dedicata al ciliegio, che si vedono che i petali volano per tutta la città. Un'atmosfera, sembra malinconica invece di speranza, sì, di gioia e felicità. È la festa della speranza, perché apre poi il periodo della bella stagione. È un simbolo particolare. Poi il ciliegio c'è anche da noi, voglio dire, proprio il periodo anche dal nostro, quindi tutto legato al ciliegio. Che alla quindi oltre ciliegio. Alla torta nuziale, guarda, che in questo bella. Caso è intima perché era portata per un ricevimento di poche persone, ho fatto dei biscotti decorati. Fermo, stai lì, perché effettivamente qui andiamo dalle frolle con le geishe decorate in pasta di zucchero, tutto fatto a mano. Ci tengo a dire, perché l'artigianalità è fondamentale. Guarda, cioè queste sono state fatte tutte con le manine del nostro Simone. Ma guarda qua. La passione è fondamentale, la ricerca dei dettagli. Questi sono i classici zoccoli giapponesi. Questa che è pasta di zucchero. Pasta di zucchero. Sotto è biscotto e poi è decorato con riferimenti in pasta di zucchero. Oddio, anche il sotto. Ci ho fatto proprio la parte degli zoccoli di pasta di zucchero. No, guarda, sei unico, perché i dettagli fanno la differenza. Lo dice sempre anche la mia mamma. Giuliana, hai ragione. L'hai educato bene questo figlio. Poi, salutiamola anche la mamma. Le mamme sono sempre importanti. È vero, le mamme sono sempre qualcuno importanti. Qualcuno dice, meno male, ce n'è una sola, ma va bene. No, va. È vero, sono sempre importanti. Poi ho fatto dei bicchierini, che sono un must della tavola dei dolci, perché bisogna mettere anche la parte nostra italiana, e sono delle panne cotte al tè, che sono quelle... quelle lì, queste. Le panne cotte al allora tè. Qui c'è il richiamo praticamente del tè. Perché il tè, si sa, voglio dire, è giapponese, quindi è usanza di prendere il tè anche in Giappone. E poi, è un rito. Sì, di tranquillità, che si dovrebbe rincominciare a essere un po' più tranquilli. Sì, perché lì prima che il tè te lo servano ci passa del tempo, quindi già ti calmi a vedere tutti i gesti che fanno. Quindi il richiamo del tè in questa panna cotta. In questa panna cotta. Invece poi ho messo il richiamo del verde, quindi con una mousse al pistacchio e al cioccolato, per riprendere anche la geografia, la parte morfologica del Giappone, in queste nostre bavaresi. Oh, e questa è una bavarese. Sì, e quella classica bianca. E questa classica bianca. A crema inglese. Però vedi, cioè, praticamente hai messo tutti, praticamente i fermagli delle geishe, tutte le geishe fatte tutte a mano in pasta di zucchero.
capite? Poi il bambù, perché non sottovalutiamo anche il bambù. Tutte cose. Se si parla di viaggio di nozze in Giappone, deve essere tutto giapponese. Deve essere tutto giapponese. Ora, in questo caso è tutto del Giappone, ma uno si può sbizzarrire proprio per tutto quello che si può fare. Se pensano in America, tutta la bandiera americana. Dei temi. Poi ho preparato i classici cupcake con i ventagli di classici giapponesi. Sì, con tutti i fiori, perché insomma voglio dire, i fiori in questa cultura sono molto importanti. Fondamentali. Hanno un linguaggio. Le carpe, quindi, nel senso che sono pesci proprio sacri, tradizionali giapponesi. Ma anche gli origami, no? Guarda. Gli origami, tutte queste cose più particolari. Sì, perché non è tanto il dolce in se stesso, perché io lo do per scontato che sia buono, no? È tutto quello che ci gira intorno. No, di lavorare proprio sul personalizzato, sulle proprie idee, e è la cosa fondamentale che punto io. Però, finiamo con i dolci perché poi arriviamo anche alla tua. I macaron, che sono classici biscottini di origine francese con le mandorle e gli albumi riempiti con del cioccolato, e qui c'è il richiamo della bandiera. Se non si chiamano macaron in Italia, giapponese. Come si chiamano? Non sono proprio spumini, cioè no. Sono dei biscottini, sarebbe simile all'amaretto, ma non è proprio amaretto. Non è amaretto, però insomma, vabbè, macaron. Macaron, spiedini di frutta, che no, la frutta aspetta, prima è classica. Questi. Sono dei bignè ripieni di crema e ho messo dei piccoli stuzzichini, dei stecchini decorati che riprendono sempre tutte le caratteristiche del Giappone. Non potete capire il profumo che arriva di aroma di vaniglia, di agrumato. Sì, che riprende anche, oltre i nostri sapori, sapori anche orientali. Beh, la maggior parte della frutta arriva grazie a questi paesi orientali che nell'antichità, con i vari scambi commerciali, sono arrivati, no? E i vari spedini che io le ho messe sul nero e sugli specchi, che sono a monoporzione. La frutta. Di frutta, perché a fine pasto la frutta è fondamentale, soprattutto nelle sere estive, di matrimoni certo, estivi. Perché qui stiamo parlando, le cerimonie adesso si fanno tutto l'anno, ma i momenti privilegiati sono quelli della bella stagione, no? Sì. Quindi anche questi stecchini di frutta fanno la loro bella figura. E quindi è fondamentale metterci. Prima sempre si mangia dolci. Poi si mangia per pulirsi, per sciacquarsi dalla parte grassa, dalla parte dolce, si mangia la frutta. E abbiamo finito. E ci dissetiamo anche. E la nostra festa si conclude in dolcezza. Una cosa importante che ti volevo dire, ora questa è di un matrimonio, però si può fare le sweet table, cioè l'allestimento dei dolci per qualsiasi... Perché se io penso, che ne so, a un battesimo, a una comunione, a sì, una cresima... un compleanno, diciottesimo, si può fare per qualsiasi tipologia di festività, quindi è fondamentale. Perché il dolce... Che se ne dica, dai grandi ai piccini, dai piccini ai grandi, quello non deve mai mancare, perché il dolce è un lusso democratico, piace sì, a tutti, è vero. Chi più chi meno, ma piace a tutti, non c'è nulla da fare. E poi con questa grande varietà che uno mette, si può andare dalle creme, si può andare però al dolce secco, quindi ognuno trova il suo approccio, il suo gusto attraverso appunto le varie tipologie di scelta. Poi anche la torta, voglio dire, se è un matrimonio non è che si fa due piani, la faremo molto ma molto più grande, però se io devo andare anche a una... battesimo, mettiamo caso, qui è nata una bella bambina, la possiamo fare così, no? In questo modo, è vero. Voglio dire, allora, Simone e le sue torte ad Arezzo lo trovate con la sua, perché la peculiarità di fare i dolci buoni, ve lo do quasi per scontato, ma la personalizzazione è fondamentale. È vero, secondo Simone? Me sì, è fondamentale. Oggi si vive di personalizzazione. Quindi ringrazio Simone e le sue torte, Simone Lunetti è il pasticcere che vi farà tutte queste delizie, ma non solo buone al gusto, ma anche belle da vedere. Grazie.